Sono sempre più frequenti fenomeni di bullismo e aggressioni tra giovanissimi. Da giorni si susseguono denunce e segnalazioni da parte di genitori di ragazzi umiliati o aggrediti da coetanei mentre sono a passeggio. A San Severo, nel Foggiano, un branco di adolescenti aggredisce un dodicenne autistico e gli ultimi episodi sono stati segnalati anche ad Andria e nella BAT, ma nessuna provincia purtroppo è esente. Un grave problema socio-educativo che deve essere affrontato con la massima urgenza, l'allarme degli esperti psicologi. Nell'ultimo periodo il fenomeno è più acuto, più diffuso, forse anche più violento, per una serie di fattori, fattori sociali, fattori emotivi, fattori relazionali, l'uso indiscriminato e non guidato dei social. Quindi dobbiamo pensare che le forme di violenza nascono sin dall'infanzia, nel periodo in cui le relazioni si formano, quindi chi subisce violenza. Chi subisce violenza nei contesti primari tende a riprodurla. Di solito le persone dipendenti, le persone insicure cercano in questa forma di espressione una rivalsa che fa sentire più forti. L'adolescenza è un periodo di grande incertezza, un periodo in cui si cerca il gruppo e il gruppo deve essere un gruppo sano, altrimenti si cercano gruppi, sono i cosiddetti branchi. Ben vengano tutti i programmi educativi che le scuole stanno mettendo in atto, a Gioia del Colle, a Lecce, dove alcuni licei hanno cercato di entrare in questo fenomeno, anche supportando le famiglie, perché i primi attori che devono essere guidati in questo processo sono proprio i genitori. Vorremmo che le scuole ci contattassero proprio per fare in modo che si diffonda la cultura educativa, la cultura della prevenzione.